Parliamo di politica, a San Sepolcro. Si voterà a questo punto a metà di ottobre o giù di lì, però la macchina delle coalizioni piano piano inizia a prendere giri, si sta oliando il meccanismo. Facciamo il punto, lo stato dell'arte, con il capogruppo di PD in comune, Andrea Laurenzi, ben trovato. Due minuti brevi brevi. Grazie. Allora, LeU, articolo 1, Movimento 5 Stelle e PD, questo è quello che in questa fase si può dar per certo. Non è uscito il nome del candidato perché è troppo presto. C'è qualche piccola frizione con Italia Viva, non si sa quello che farà Azione, e poi c'è da ragionare con quei pezzi di maggioranza cornioli che piano piano si stanno staccando. Facciamo il punto? Sì, stiamo lavorando alacremente per la costruzione di una di un'opportunità per la nostra città, lo facciamo davvero come se le elezioni fossero vicine, perché la notizia dello spostamento è davvero di qualche giorno e vi ho parlato prolungata che arriverà fino ad ottobre. Il PD si apre alla città, questa è la frase principale, perché vorremmo costruire un'opportunità mettendo insieme le migliori forze che ci sono a San Sepolcro, che vogliono costruire davvero un'alternativa per la città. E dentro questo sono i partiti, sicuramente, sono tutte le forze del centro-sinistra, ma non solo. Stiamo guardando al mondo moderato, al mondo dell'associazionismo, persone che in città sono emerse, a tante stakeholders che abbiamo contattato in questo periodo. Quindi è in divenire la coalizione, non è stata ancora presentata, però c'è una deadline dove che vede una coalizione che si formerà tra tutti i partiti che vorranno partecipare, con l'unico veto che è quello di non mettere veti. E assieme a tutte le forze del centro-sinistra c'è davvero un appello alla città di contribuire nei contenuti, nel progetto, ma anche mettendoci la faccia in un percorso dei prossimi 5 anni. Al momento centrodestra molto forte, si sta creando un movimento sempre più importante, un'aggregazione di partiti al centro, e il PD e i suoi alleati guardano con molto interesse, credo, a quel tipo di progetto, a quell'area politica, perché potrebbe, usiamo il condizionale, far la differenza ad ottobre. Sì, sicuramente se c'è una coalizione allargata, quindi riusciamo a tenere tutti assieme, per la città è un messaggio molto più costruttivo e di speranza. Cerchiamo di mettere assieme tante anime, non è facile, perché ognuno vuole il suo spazio, ognuno ha la sua idea, ognuno ha la sua legittima ambizione, però il tentativo di cucire credo che sia alla base di questo lavoro che stiamo facendo, e sono anche fiducioso sulla possibilità di mettere insieme e offrire un'alternativa che è vero, nel centrodestra in questo momento è forte, lo dicono i risultati delle regionali. È anche vero che a livello comunale poi ci insegnano le passate tornate, ma anche quelle recenti dei comuni qui vicino, dove si è votato per le europee e poi per il comune, le dinamiche sono totalmente diverse. Si vota il sindaco, la squadra e il progetto che convince di più. Chiudo con una breve riflessione. Primo obiettivo, quello più vicino, è cercare di non creare i presupposti per due candidati a sinistra. Anche magari facendo le primarie. Sì, le primarie le abbiamo offerte negli anni passati, era il PD che non voleva le primarie in maniera paradossale, quello che l'ha inventato poi nelle ultime due tornate elettorali veniva sempre rinfacciato al Partito Democratico di non voler fare primarie. Questa volta le abbiamo offerte noi come elemento di dialogo, dicendo: se ci sono altre forze che hanno ambizioni, che hanno persone da mettere in una competizione, non ad escludere ma ad includere, noi siamo aperti a fare le primarie. In questo momento non sembra che questa proposta stia riscuotendo successo. Rimane sul tavolo la possibilità di fare le primarie, tanto più che le elezioni sono a ottobre, quindi c'è una possibilità di fare una primaria anche a maggio-giugno, però siamo anche disponibili a trovare sintesi in un unico candidato. Certo è che il Partito Democratico avrà da dire, da mettere in campo i suoi elementi, le sue forze, ma siamo aperti anche a macchine che corrono più veloci, quindi se in campo ci sono forze anche migliori delle nostre, siamo aperti a tutto.
Bene, grazie ad Andrea Lorenzi, capogruppo PD in Comune a Palazzo delle Laudi. Ci sentiamo presto e buon lavoro.